Rieccoci per ascoltare insieme la pagina del Vangelo che sentiremo nella liturgia di questa domenica. Apriamo subito con una questione che appare evidente nelle pagine della Scrittura che ascolteremo. Ma la salvezza di Gesù è per tutti o è solo per qualcuno? Ricordo, confrontandomi con un giovane che mi disse: ma la salvezza è una parola lontana dalla nostra sensibilità giovanile. Noi abbiamo bisogno che ci si parli di felicità. Ecco, questo vi fa capire il peso del nominalismo ai nostri giorni. Che differenza c'è tra queste due parole? La salvezza la posso ricevere solo come dono. La felicità è quello che la mia presunzione crede di farmi costruire o raggiungere. La salvezza è qualche cosa che mi precede, che mi supera, che va oltre me. La felicità rientra nel calcolo delle cose che ho bisogno di consumare, quelle che mi fanno star tranquillo, quelle che mi fanno star bene con me stesso, che però mi fermano lì, mi chiudono lì, appunto nel recinto di me stesso. Ascoltiamo la pagina di Vangelo e teniamo ben ferma quella domanda di Gesù: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dirà: Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, e siederanno alla mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Il Signore non ci dice se sono pochi o tanti quelli che si salvano. Il Signore ci dice che dobbiamo sforzarci di entrare per la porta stretta e che a un certo punto noi potremo anche dire al Signore: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, Signore, quante comunioni ho fatto. Tu hai insegnato nelle nostre piazze, Signore, quante omelie, quante catechesi ho ascoltato. E sentirci dire: non so di dove siete. E questo significa che noi non dobbiamo pretendere di diventare padroni della salvezza, ma dobbiamo accogliere costantemente il dono della salvezza.
È terribile pensare che un giorno Gesù possa dirci: non so di dove siete, non so da dove venite. E mentre voi credete di avere posseduto la salvezza e di poterla determinare, io vi dico semplicemente che la salvezza è per tutti coloro che scelgono di passare per la porta stretta, perché, come le scritture ci insegnano, larga e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. Ecco allora, ritorniamo al nostro punto di partenza. Che cos'è la salvezza? Che cos'è la felicità? La salvezza non è la felicità a buon mercato, e la felicità non è una salvezza che mi sono accaparrato. La salvezza è un dono che mi precede, che mi supera. A volte noi facciamo lo stesso errore di Israele. Israele nella sua storia ha fatto l'errore di sentirsi padrone esclusivo del dono salvifico di Dio. Ma questo l'ha messo nella condizione di fare un errore ancora più grande, di non vivere la missione universale di salvezza che gli era affidata. Allora, qual è la conclusione a cui voglio portarvi, invitandovi a leggere, a rileggere, a rileggere, a leggere, a leggere, a rileggere questa pagina di Vangelo? Se noi vogliamo essere certi della nostra salvezza, dobbiamo essere salvezza per gli altri. Se noi vogliamo essere certi della nostra felicità, dobbiamo essere strumento di salvezza per i nostri fratelli e sorelle. Se la salvezza si ferma a noi, potremo essere sì, magari felici per noi stessi, ma non potremo godere di quello che il Signore prepara. Se diventiamo strumento che fa circolare la salvezza, che la dona, troveremo la pienezza della nostra felicità, perché porteremo avanti la missione che il Signore ci affida. Certo che tutti potranno essere salvati, ma tutti devono scoprire quella porta attraverso cui passare per entrare nella salvezza e tenere aperta quella porta perché altri fratelli e sorelle possano passare all'incontro con il Signore. Pensate a cosa dice il profeta Isaia nella prima lettura: ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, al mio santo monte di Gerusalemme. Come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel tempio del Signore. Allora la vera salvezza è portare al Signore i miei fratelli, le mie sorelle. La vera felicità è diventare strumento di salvezza per gli altri. Buona domenica.